Salvatore Agnello, sostenuto dalla lista Fare Bene per Scordia, 56 anni, sposato dal 1991, padre di due figlie di 17 e 20 anni. È laureato in sociologia presso l'Università di Napoli, ha dedicato gran parte dei suoi anni giovanili all'attività culturale a Scordia, è dipendente del comune di Lentini dal marzo del 1996. Non ha mai smesso di studiare, conseguendo nel tempo master e specializzazioni che hanno migliorato il suo contributo professionale al servizio della pubblica amministrazione. È stato sindaco nel 2004 fino al novembre del 2007. Allora, iniziamo questa intervista con il dottor Salvatore Agnello, candidato alle elezioni amministrative per il comune di Scordia, ovviamente come sindaco. Dottor Agnello, non si vede ancora una via d'uscita dal dissesto, mentre incombe il rischio di un secondo dissesto. Ecco, quali misure si dovranno adottare per correggere i conti di un comune che ancora sembra essere in perenne crisi finanziaria? Intanto bisogna approvare rapidamente i bilanci, bilancio riequilibrato del 2016 e il bilancio preventivo del 2017. Poi chiudere nel più breve tempo possibile la questione del dissesto, concordando le modalità di pagamento dei creditori con l'organo straordinario di liquidazione. Poi è noto che fino al 31 dicembre del 2018 non potranno essere variate tariffe e aliquote. Bisogna in tutti i modi cercare, attraverso la revisione dei regolamenti, di rendere quanto più agevole e meno pesante il pagamento dei tributi da parte dei cittadini. Dal 1 gennaio del 2019, uscendo da questa situazione di emergenza, sarà anche possibile ritoccare a favore della cittadinanza, appunto, un sistema di tassazione che in questo momento indubbiamente è assai pesante. E poi indubbiamente controllare la spesa, cercare di economizzare a partire dai consumi di energia elettrica e dal costo dei ricoveri che vengono imposti dall'autorità giudiziaria. Quindi ha toccato un argomento importante, quello dell'energia elettrica. Ecco, come si potrà intervenire? Scordia fa parte di un piano più ampio, il cosiddetto PAES. Noi dobbiamo cercare, all'interno di questa progettazione che punta alla riduzione dei consumi e ad ottimizzare i consumi, dobbiamo indubbiamente puntare a ridurre i consumi di energia elettrica. 1.200.000 euro l'anno di spesa per l'energia elettrica sono, rispetto alle opportunità di risparmio che oggi sono presenti sul mercato, sono realmente un'enormità. I pensionamenti di questi anni hanno consentito una riduzione della spesa notevole del personale, si parla di 1 milione di euro in 3 anni. Ecco, stando a questi dati, però, bisogna anche capire che si è creato qualche problema a livello di vuoti nell'organico, in particolare uffici fondamentali come quello tecnico, l'ufficio economico-finanziario, fino ad arrivare alla Polizia Municipale. Ecco, come si può tenere in equilibrio il turnover da un lato e il mantenimento dell'efficienza dei servizi dall'altro? Allora, causa il dissesto, noi abbiamo un divieto di bandire nuovi concorsi. L'ente ha risparmiato una cifra che è un tantino inferiore a quanto da te citato, ma sono dati riferiti dal commissario. Bene, ma in ogni caso non ha potuto reinvestire un centesimo di queste somme in funzione di nuove assunzioni. Fondamentale ricorrere alla commissione del Ministero dell'Interno che si occupa di bilancio e di spesa per il personale, ricorrere a loro per chiedere con forza la possibilità di assumere a contratto, con un contratto esterno, un ragioniere capo. Meritorio, direi eroico, il lavoro dei dipendenti in questi 2 anni dell'ufficio di ragioneria, ma abbiamo realmente bisogno di competenze e di una regia, perché un comune in dissesto deve proprio intervenire sui propri conti, deve avere appunto una regia sulle finanze dell'ente per poter tentare nel più breve tempo possibile di uscire dal dissesto. Ma naturalmente questa è una macchina che ha bisogno di essere ripensata, direi quasi di sana pianta. Noi pensiamo innanzitutto a quei servizi di immediato contatto con i cittadini. Ciò che sentiamo in giro è una generale insoddisfazione nei confronti dell'ente.
dobbiamo ripartire proprio da qui. I cittadini, nel momento in cui si accostano ad un ufficio dell'ente, devono sentire che in quell'ufficio operano persone amiche, persone impegnate a risolvere i problemi e non a crearne. E qui diciamo, si innesta un punto essenziale del nostro programma relativamente alla riorganizzazione dell'ente, che fa riferimento all'aggiornamento e alla formazione continua. Questa è la pubblica amministrazione del futuro, questa è la pubblica amministrazione che cercano i cittadini, persone preparate, competenti, che abbiano comportamenti amichevoli. Quindi, a cominciare anche dall'aspetto dell'accoglienza, molto spesso si è parlato dell'URP, si è parlato di accogliere il cittadino. Ecco, sarebbe bello vedere un comune dove all'ingresso c'è qualcuno che ti accoglie e ti chiede di che cosa hai bisogno. Noi diciamo in generale degli uffici di diretto contatto con i cittadini. Quindi c'è l'URP, ma c'è anche la Polizia Municipale, c'è anche lo sportello unico per le attività produttive. Sono le antenne sensibili sia per quanto riguarda il rapporto dell'ente con i propri cittadini amministrati, sia per quanto riguarda i cittadini che si accostano all'ente per avere delle risposte ai problemi. Dal verde pubblico alla manutenzione stradale, il Comune sembra che non riesca sempre a sopperire appunto a questi interventi in modo tempestivo. Ecco, spesso molte zone sono state lasciate in assoluto degrado. Ecco, come si pensa di intervenire in questo stato di cose ed evitare di vivere nell'emergenza e di passare invece nella ordinarietà? Nell'immediato l'ente non dispone dei mezzi necessari per poter rispondere a questo tipo di emergenze. Parliamo di decine e decine di buche nelle strade, alcune possono essere rattoppate, ci sono interi tratti di viabilità che è meglio rifare di sana pianta per non sperperare denaro pubblico, ci sono gli spazi verdi abbandonati, il Comune di Scordia negli anni ha subito il danno di furti di strumenti di lavoro indispensabili, ma pensiamo anche a tanti alberi diciamo di alto fusto che mettono in pericolo letteralmente la sicurezza dei cittadini rischiando di abbattersi sulla strada. Pensiamo a rischi di questo genere che sono presenti all'interno dei recinti delle scuole. Su questa emergenza non possiamo fare altro che intervenire grazie all'aiuto di ditte specializzate che hanno diciamo personale adeguato e mezzi adeguati a compiere questo tipo di attività. Questo nell'immediato. Successivamente possiamo pensare, tramite la riorganizzazione dell'ente e tramite l'acquisto di attrezzature adeguate, di poter in qualche modo trasferire, ma l'ordinario, non certamente lo straordinario, trasferire l'ordinario al personale dipendente dell'ente. Da pochissimi giorni, possiamo dire, è partito il nuovo servizio della gestione dei rifiuti, molto auspicato da più parti. Ecco, però questo servizio ha mostrato spesso negli anni passati lacune, dallo spazzamento alla riduzione delle percentuali di differenziata. Ecco, si potrà secondo lei intervenire per correggere la rotta? Si deve intervenire per correggere la rotta, perché noi abbiamo un'esigenza fondamentale: garantire la pulizia minima dell'abitato, di strade e spazi verdi. Questo noi ci aspettiamo possa accadere nell'immediato, o già nella fase di avvio di questa nuova esperienza, contrattuale. Ma naturalmente grande attenzione noi dedicheremo al controllo sulla differenziazione dei rifiuti, perché differenziare non è più un fatto di sensibilità individuale, è un obbligo di legge. L'Europa, il governo, le leggi nazionali rischiano di penalizzare nel momento in cui qualcuno darà il via a quei comuni che non differenziano bene. E non è possibile che i cittadini che si impegnano quotidianamente nella differenziazione debbano pagare una penalità perché alcuni non ci mettono il giusto impegno. Il nostro obiettivo è la tassazione puntuale. Vorremmo arrivare nel volgere di questo mandato a poter definire il costo del servizio per persona e sulla quantità reale dei rifiuti prodotti. Questo è un fatto di civiltà, abbinato anche alla possibilità di poter conferire al centro comunale di raccolta direttamente i rifiuti prodotti attraverso un sistema che consenta la tracciabilità, che è sinonimo di misura dell'impegno individuale di ognuno a differenziare i rifiuti. Siamo in estate e al solito si ripresenta il problema della carenza idrica.
I cittadini devono fare i conti con la mancanza d'acqua, tra una rete idrica che spesso è colabrodo e un'organizzazione del servizio che è molto spesso inefficiente. Ecco, come si potrà garantire in questa situazione un turnover, un'erogazione di acqua per 24 ore al giorno? Intanto l'erogazione dell'acqua deve essere garantita da sistemi automatici. Il personale dipendente deve semplicemente controllare che questi sistemi funzionino. Abbiamo un problema obiettivo. All'aumento dei consumi, soprattutto in estate, non corrispondono risorse adeguate a dare risposte a questo incremento del fabbisogno. Abbiamo la necessità di reperire pozzi esistenti oppure di investire per la scavazione di nuovi pozzi. Ma abbiamo anche un altro problema assai delicato, ed è quello degli sprechi. Da parte degli uffici si stima in circa il 30% la dispersione in reti fatiscenti e vecchie dell'acqua che viene immessa nella rete. Nuove risorse e l'intervento sulla rete comportano un impegno finanziario straordinario. L'ente non può assumerlo sul proprio bilancio. Il nostro impegno è ricercare con tutte le nostre forze opportunità di finanziamento da qualsiasi parte possano derivare per giungere al rifacimento anche a tratti, anche a lotti della nostra rete, garantendo soprattutto risorse aggiuntive a quelle che oggi abbiamo. L'equilibrio del sistema idrico nella nostra comunità è troppo precario. Bisogna in qualche modo intervenire con soluzioni che non siano tampone, che non siano pannicelli caldi. Il dovere di un'amministrazione è sì risolvere i problemi quotidiani, rispondere all'emergenza, ma il dovere fondamentale di un'amministrazione in questo momento è far muovere parallelamente una fase straordinaria di progettazione. Andiamo a chiudere con due argomenti. Cultura, siamo qui nel Salone Basso di Palazzo De Cristoforo, e servizi sociali. Molto brevemente, anche perché su questi argomenti credo che sfondo una porta aperta, soprattutto parlando con chi in passato si è speso soprattutto per la cultura, è stato uno dei pionieri dei movimenti giovanili culturali a Scordia. Molto bisogna investire in questo settore, ma per molto non intendo dire molte risorse finanziarie, ma molte energie, fare rinascere tra i giovani quella voglia, quella volontà di protagonismo che ha contraddistinto almeno due decenni della storia recente di Scordia. L'amministrazione deve dimostrare a chiare lettere di essere una spalla, di essere un alleato di un processo di crescita culturale e civile di questa comunità. Deve nascere spontaneamente da giovani che intendono prendere nelle proprie mani il futuro di questo paese. Noi abbiamo il dovere di dimostrare loro che siamo amici di questa fase, di questo processo di crescita culturale. Per quanto riguarda la materia della solidarietà, è chiaro che vedere oggi un bilancio che riduce a circa 20.000 euro rispetto ai 50.000 di qualche anno fa l'aiuto a chi è più in difficoltà chiaramente mette un'amministrazione di fronte a una domanda enorme. Cosa rispondere ai cittadini che quotidianamente bussano alla porta del sindaco perché non hanno di che vivere, ma nel senso vero del termine? Non dispongono di denaro per capricci, ma non dispongono di denaro per esigenze immediate legate letteralmente alla sussistenza. Noi abbiamo risposto dicendo che dobbiamo rafforzare la rete della solidarietà nella nostra città, puntare indubbiamente a utilizzare lo strumento del distretto sociosanitario, utilizzare i progetti che consentano di avviare ad attività lavorative persone in grado di poter dare un loro contributo, ma anche di dare fisicamente un senso alla propria esistenza lì dove non ci sia la possibilità, l'opportunità di un lavoro. Dobbiamo puntare con tutte le nostre forze a rendere efficiente ed efficace la nostra presenza all'interno del distretto. Quella progettualità ci può dare risposte, non certamente nelle attuali condizioni il nostro bilancio. E poi rafforzare la rete della solidarietà. In questa città c'è tanta gente che silenziosamente si occupa di solidarietà.
non può trovare nell'ente indifferenza, non può trovare una risposta, ad esempio, al mensile rifornimento presso il banco alimentare di quei pochi generi alimentari che servono a soddisfare bisogni essenziali delle famiglie. Non potremmo dire non abbiamo un mezzo, non possiamo rispondere, non abbiamo personale da assegnarvi. È una risposta di chi dimostra che, non avendo poco, è anche privo di sensibilità. Questa sensibilità dobbiamo mettere in campo, anche mettendo in campo i mezzi personali di ognuno di noi. La ringrazio. Grazie a voi.